Chiamo a dare la sua relazione Giambattista Baccarini. Grazie. Beh, innanzitutto grazie delle fortissime e bellissime emozioni che mi avete, ma ci avete regalato in questi ultimi giorni, ma anche nelle ultime settimane durante la campagna elettorale. LSI, che non è la sigla di un nuovo partito politico e neppure il nome di una nuova sostanza stupefacente, ma è lavoro, sindacato, innovazione tecnologica. Questi sono i tre temi che noi vorremmo portare al centro della futura attività federativa. Lavoro, la nostra professione. Beh, abbiamo sentito anche in questi ultimi giorni, ha subito profondi cambiamenti negli ultimi anni, dettati in gran parte da provvedimenti legislativi a noi nettamente sfavorevoli. Il decreto Bersani del 2006 ha introdotto gli obblighi antiriciclaggio, ha introdotto anche la responsabilità nostra solidale nella registrazione dei contratti preliminari di compravendita. Ci ha escluso dalle Camere di Commercio. 2010, decreto 59-141, ci hanno prima tolto il ruolo e poi ci hanno tolto la possibilità di ulteriore fatturato con la segnalazione dei mutui strumentalmente alla nostra attività. E poi è arrivato il governo Monti, ce l'ha spiegato bene il senatore Giubino, che nel giro di pochi mesi ha triplicato il carico fiscale sulla proprietà immobiliare, in un momento già tremendamente difficile per tutti noi. E poi le leggi a favore delle banche, l'ultima delle quali l'anno scorso ricorderete il patto Marciano, che addirittura ha consentito alle banche di espropriare il bene ipotecato e poi di rivenderlo tramite le proprie agenzie immobiliari. E poi le ultime due perle normative, le chiamo così, io definisco così, il decreto 50, la tassa Airbnb, quindi ci vogliono sostituti d'imposta per ora per le locazioni brevi. E poi il deposito prezzo presso il notaio, il decreto concorrenza. Ecco, tutti questi provvedimenti legislativi da una parte hanno, come dire, determinato un aggravio di responsabilità e di adempimenti nel nostro lavoro. Dall'altro hanno dato il via a un, come definirlo, un processo chiaro di disintermediazione, cioè una volontà chiara del legislatore di far percepire al cittadino che la nostra attività non è importante, non è utile, è superflua. Ecco, da qui la necessità e l'esigenza di riportare al centro del futuro dibattito federativo il nostro lavoro, la nostra professione, ma in che termini, in maniera pratici? Parlando di noi, di come lavoriamo nelle nostre realtà quotidiane, confrontando i differenti modelli operativi che abbiamo dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e insieme andare a definire un modello professionale di riferimento che non dovrà essere vincolante, perciò non divisivo, ma semplicemente uno strumento a disposizione di tutti noi, un modello professionale di riferimento che dovrà prevedere un insieme organico di servizi orientati a dare garanzie ai nostri contraenti, ai nostri clienti, e che vada a identificare quella P di professionali che tanto citiamo, che fa parte del nostro meraviglioso acronimo da ormai da 40 anni. Un modello professionale di riferimento che nel tempo dovrà tendere a favorire un metodo comune di lavoro, che non vuol dire che tutti dobbiamo lavorare in maniera uguale, perché abbiamo le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, ma avere una spina dorsale, un tronco di un albero che ci consenta di collaborare tra noi con serenità e soprattutto ci consenta di valorizzare quella che è la più grande rete di agenti immobiliari in Italia e in Europa, che è la nostra rete, la rete FIAIP, con conseguenti benefici commerciali conseguenti e intuibili. Un modello professionale di riferimento che però dovrà essere alla base dei corsi della 3989, che sono i corsi di abilitazione alla nostra professione, che sono quelli dove si creano, si formano ed entrano nel mercato le nuove professionalità, i nostri nuovi colleghi. Un modello professionale di riferimento che dovrà saper comunicare all'esterno, o meglio noi dovremmo comunicare all'esterno, come diceva giustamente Giuliano prima, l'esatto messaggio opposto di ciò che il legislatore ha voluto fare in questi anni, cioè che la nostra attività è importante, è utile, è necessaria e che quindi che la provvigione non è solo un costo, ma anzi è il miglior investimento che il cittadino può fare per la sua serenità e per la serenità dell'intera operazione
immobiliare. Questo andrà a elevare la nostra immagine come categoria e andrà soprattutto a valorizzare il senso di appartenenza alla nostra federazione. Beh, mediare è un'arte, è una capacità che non tutti hanno. Io lo definisco un talento e noi lo abbiamo questo talento, perché se siamo qui, dopo aver superato la più profonda crisi del mercato immobiliare in Italia, non solo, significa che siamo capaci, che abbiamo quella sensibilità di mettere d'accordo due interessi completamente opposti, no? Uno vuole spendere il meno possibile e l'altro vuole realizzare il più possibile. E questa è una capacità che non hanno tutti, quindi noi dobbiamo avere piena consapevolezza di questa capacità, valorizzarla e soprattutto comunicarla al cittadino, di modo che il cittadino, quando anche solo immagini di comprare o vendere a casa, abbia il naturale intendimento di farlo con un agente immobiliare professionale, cioè con noi. Infine, un modello professionale di riferimento che sarà il più potente strumento di marketing associativo, cioè sia di mantenimento che di sviluppo associativo, perché noi è vero, diamo tanti servizi, catasto, conservatorio online, anche il servizio planimetrico, Sergio, diamo la contrattualistica, diamo l'assicurazione, vero, bassa, però c'è una cosa che non diamo: un metodo di lavoro. E da qui la necessità e l'importanza di crearlo e di metterlo a disposizione di tutti noi associati. Sindacato. Beh, l'attività politico-sindacale, in questi anni l'abbiamo detto tutti, è stata inappuntabile, precisa, puntuale, e quindi andrà data continuità a questa lotta, in particolare con le banche, quelle che vogliono fare il nostro lavoro. Il tema è uno: le banche non possono e non devono fare gli agenti immobiliari. Perché? Perché non hanno il requisito fondamentale per fare il nostro lavoro, che è la terzietà. Che è l'imparzialità. Poi non sono dei concorrenti leali, perché se le banche vanno in difficoltà, hanno gli aiuti della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. Ma noi, se andiamo in difficoltà, chi ci aiuta? Nessuno. Quindi noi non dobbiamo consentire che i nostri risparmi, i nostri denari vengano utilizzati dalle banche per aprire delle attività che vadano in diretta concorrenza con quelle attività che invece dovrebbero aiutare finanziandole correttamente. Obblighi antiriciclaggio e privacy. Beh sì, c'è stato un snellimento negli ultimi tempi grazie all'attività della federazione, però i moduli che oggi facciamo compilare ai nostri clienti sono completamente inutili, vanno eliminati. L'obbligo di inserimento in atto pubblico del compenso provvigionale va assolutamente eliminato, è sufficiente il numero della fattura e il mezzo di pagamento. Perché? Che innanzitutto crea delle disarmonie, dei disagi, dei motivi di spiegazione, di giustificazione dinanzi ai nostri clienti, che magari applichiamo percentuali differenti perché abbiamo, come dire, una vita commerciale con loro differente, ci hanno dato da vendere 3-4 appartamenti, oppure crea imbarazzi con un collega perché lui applica una percentuale diversa, per motivi naturalmente suoi, commerciali, ma soprattutto è fortemente discriminatorio. Siamo l'unica associazione di categoria al mondo dove l'importo della fattura viene comunicato anche a persone che non sono le dirette destinatarie della fattura. Non è possibile. La follia. La follia. Deposito prezzo presso il notaio. Sentivo il notaio Rubertelli che diceva una forma di garanzia, una forma di tutela. Può essere. Ma questa è una tassa patrimoniale completamente ingiustificata. Perché gli interessi di saldo tra il giorno della stipula e il giorno della trascrizione o sono del venditore o sono dell'acquirente, non sono certo dello Stato. Quindi va denunciata l'illegittimità costituzionale di questa norma.
perché viola l'articolo 42 della Costituzione per il carattere confiscatorio del prelievo tributario, ma viola anche l'articolo 53, cioè ognuno di noi partecipa alla spesa pubblica in base alla propria capacità contributiva. Ma questo principio viene completamente scavalcato. E poi pare essere un diritto potestativo, cioè d'ordine pubblico, cioè irrinunciabile. E quindi le parti, fino al giorno della stipula, possono decidere se esercitare o meno pare questo diritto. È una follia. Allora torniamo a 50 anni fa, quando c'era il sensale, quando mio padre faceva gli affari stringendo una mano a una persona. Non scrivevamo nulla. Perché facciamo gli accordi? Perché facciamo le proposte accettate? Perché facciamo i preliminari? Per avere la certezza dei termini contrattuali. Invece questa norma crea incertezza e l'incertezza alimenta il contenzioso e il contenzioso rappresenta un costo sociale e quindi una nuova tassa. La soluzione c'è. Grazie. C'è, la soluzione c'è, la prenotazione telematica istantanea, ma non solo dell'atto di compravendita del mutuo, ma anche di tutte le pregiudizievoli. Abusivismo. L'abusivismo è una piaga terribile. Ma chi sono i veri abusivi? Non tanto e non solo i collaboratori di agenzia, sono i professionisti, sono i commercialisti, gli avvocati, i geometri, qualche notaio, non colui che è presente in sala. Perché? Perché vengono percepiti dalla comunità, dal cittadino, come più preparati, più formati, più aggiornati di noi. Ma noi sappiamo che non è così. Siamo noi che siamo preparati ed è per questo che dobbiamo puntare su ciò che dipende solo da noi, che è la nostra qualificazione professionale. Così andremo a aumentare quella distanza tra l'abusivo e noi. Anche perché se aspettiamo i controlli degli organi camerali e degli organi di polizia, siamo finiti. L'abusivismo si combatte anche con una comunicazione efficace, è stato detto. Dobbiamo comunicare al cittadino che se un'operazione immobiliare avviene senza i servizi di un agente immobiliare professionale è rischiosa. Comunicandogli anche che l'84% dei contenziosi in ambito immobiliare avviene senza l'ausilio dei servizi di un agente immobiliare professionale. Grazie. Inasprimento, vanno inasprite anche le pene. Per chi esercita abusivamente la nostra professione, quindi chi non è iscritto al REA, deve scattare immediatamente il penale, non una, due, tre sanzioni amministrative, subito il penale. E poi va fatta un'operazione all'interno della federazione. Va rispettato il codice deontologico. Chi non esercita correttamente i rapporti con i clienti, con i colleghi e con la clientela, mi dispiace, ci dispiace, ma deve uscire dalla federazione. Perché crea un danno d'immagine enorme. Terzo punto, innovazione tecnologica. Noi abbiamo una marea di dati, di informazioni, una grande ricchezza che però non riusciamo ad organizzarle molto spesso per trarne un vero vantaggio competitivo. Da qui il progetto FIAB 4.0, quel processo di innovazione tecnologica che la federazione si avvierà a intraprendere, dove cosa faremo? Attraverso proprio analisi predittive, si chiamano, come diceva giustamente Marco, ma attraverso la raccolta di questi dati, attraverso l'analisi, lo studio di questi dati, andremo non solo a individuare, ma a prevenire le esigenze del cliente e quindi del mercato, ma anche le nostre esigenze di colleghi agenti immobiliari, consentendo alla federazione di predisporre soluzioni e di proporre servizi prima che siano richiesti, consentendoci di lavorare di più e meglio. FIAB diviene quindi la prima associazione di riferimento di categoria in Italia che anticipa le dinamiche evolutive del mercato immobiliare con intuibili vantaggi per noi aderenti, dando una forma pratica e tangibile all'utilità di farne parte. Perché la federazione deve essere per prima cosa utile a tutti noi. Chiudo. Grazie. Noi LSI, lavoro, sindacato, innovazione tecnologica. Io ci credo, noi, la nostra squadra ci crede, abbiamo passione, abbiamo entusiasmo. Ieri i ragazzi giovani parlavano di entusiasmo, di carica, anche persone anziane con mente giovane hanno tanto entusiasmo, abbiamo bisogno di assolutamente tutti. Dicevo, questa necessità di avere insieme e di fare insieme le cose è una prerogativa che la federazione non potrà e non dovrà mai perdere.
Io penso che noi facciamo il lavoro in assoluto più bello che esista, perché aiutiamo le persone a realizzare spesso un sogno, che è l'acquisto della casa. Partecipiamo noi dei momenti più importanti e delicati della vita delle persone. E se lo facciamo con serietà, con correttezza e con professionalità, rimarremo per sempre nei loro ricordi positivi. E questo è un grande privilegio che poche, pochissime professioni possono vantare. La nostra sì. Io dico, non disperdiamo energie, ma concentriamoci sulla nostra qualificazione professionale, perché questa, e dico solo questa, dipende solo ed esclusivamente da noi. Chiudo dicendo che il nostro progetto è un progetto ambizioso, organico, strutturato, però avete notato, ruota tutto attorno al nostro lavoro, alla nostra professione. E quindi avremo bisogno di una grande collaborazione, di una grande partecipazione e di un grande coinvolgimento di tutti noi, perché solo uniti, solo insieme, sono certo riusciremo a fare grandissime cose. Grazie.